Internews.it presenta il TG Internews. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Internews. Meno di 48 ore a Qatar 2022 e l'Inter perde già uno dei suoi possibili protagonisti nella competizione mondiale. Adesso scendono a 6 nerazzurri convocati. Intanto ad Appiano Gentile sono iniziate le vacanze per il gruppo di Simone Inzaghi, che si ritroverà per un mini ritiro e per le amichevoli durante la sosta, mentre a Milano si continua a pianificare il futuro. Si interrompe bruscamente il sogno Qatar per Joaquín Correa, dettosi triste per l'addio anticipato ma subito pronto a rialzarsi. Le sue condizioni dopo l'infortunio rimediato nell'amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti inizialmente non sembravano gravi, ma la nazionale albiceleste ha poi comunicato la sua esclusione dal mondiale. L'argentino infatti non ha superato i test fisici nell'ultimo allenamento a causa di un problema al tendine del ginocchio sinistro. Il commissario tecnico Scaloni al suo posto ha chiamato il giovane Thiago Almada, inizialmente escluso dalla lista dei convocati. Chi invece attende di esordire sul palcoscenico mondiale è Andrea Onana. Il portiere camerunense è stato impegnato questa mattina nell'amichevole contro il Panama, che si è chiusa con un pareggio. La nazionale africana è pronta per la prima del girone contro la Svizzera, che andrà in scena giovedì 24 novembre alle ore 11. Intanto Romelu Lukaku lavora al rientro definitivo. Il Belgio è sceso in campo oggi contro l'Egitto, ma il numero 90 nerazzurro è ancora indisponibile. Dai diavoli rossi belga arrivano però notizie rassicuranti. L'attaccante ha ricominciato a lavorare sul campo da solo per ritrovare la condizione, in attesa di essere reinserito in gruppo. Ancora calciomercato, l'Inter butta l'occhio in Spagna e pensa a un doppio colpo col Valencia. Vázquez e Musa nel mirino. Per entrambi si pensa alla formula del prestito con diritto di riscatto, ma molto dipenderà anche dal futuro di Gosens e Gagliardini. Dopo una prima dichiarazione dell'agente di Musa, che ha affermato di non poter né confermare né smentire l'avvicinamento tra il centrocampista e i nerazzurri, a fare un passo indietro è direttamente il club spagnolo, che non sembra intenzionato a privarsi del giocatore, il cui valore attuale è di ben 20 milioni. Si è concluso oggi il tanto atteso dibattito pubblico sul nuovo stadio Milano, presentata la relazione contenente le proposte di Inter e Milan ed esplicativa di vari temi rilevanti come la ristrutturazione dell'impianto e la sostenibilità ambientale dell'intervento. Il documento è stato inviato ai diretti interessati che entro 60 giorni dovranno presentare un dossier di progetto e poi si deciderà se proseguire o meno. Giornata di riconoscimenti per il club nerazzurro. A proposito di stadio, Inter e Milan hanno ricevuto il premio Louis Braille per il progetto San Siro per tutti, che consente alle persone con disabilità visiva di godere dal vivo le emozioni delle partite di calcio allo stadio Giuseppe Meazza. Un onore, ha detto l'AD Antonello, e la testimonianza dell'impegno dell'Inter verso tutti i tifosi, nessuno escluso. Altro premio arriva direttamente dalla UEFA, che ha scelto di selezionare di nuovo il progetto Inter Campus tra le realtà meritevoli di supporto per le attività svolte a tutela dei diritti dell'infanzia in Venezuela e in Colombia. Per qualsiasi altra novità sul mondo Inter, non perdetevi i prossimi appuntamenti con il nostro TG. Vi ricordo di seguirci sul nostro sito internews.it e sui nostri social e di scaricare gratuitamente la nostra app. Intanto io vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Internews. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.